inizia con una vittoria questo nuovo percorso, ma che sofferenza nel finale. Sì, però le sofferenze ce le cerchiamo sempre noi, perché anche oggi, al di là del primo palo che hanno preso loro, che c'era un fallo grande come una casa, perché l'arbitro oggi non mi è piaciuto assolutamente. A un certo punto sembrava che fischiasse all'inglese per il Pescara, cioè non fischiava mai e per loro ogni contatto era fallo. Sì, sembrava si fosse mangiato il fischietto quando serviva da fischiare per il Pescara, però va bene anche. Comunque, al di là di quel primo palo che hanno preso, con un'azione sicuramente da fermare su quel fallo che c'era stato su Zappella, che poi purtroppo è uscito e avrà anche qualche problema alla spalla. Ma al di là di quello abbiamo sofferto sempre grazie a noi, perché il primo gol che abbiamo preso, se lo riguardiamo, è veramente una cosa che non si può guardare, perché ogni tanto se la palla gli diamo un calcione la allontaniamo dalla nostra area di rigore, non fa male a nessuno. Noi invece cerchiamo sempre questo tic e tac stucchevole alle volte, però dai, va bene così, perché era importante vincere, abbiamo vinto e va bene così. Da sottolineare la grande prova di Eugenio Dursi, che credo oggi sia stato in assoluto il migliore in campo. Ecco, prima di guardare al perché di Dursi migliore in campo oggi, le volevo chiedere se ci aggiorna sulle condizioni di Zappella alla spalla. Sì, in ospedale, credo che gli stiano riducendo la lussazione alla spalla. Tempi di recupero, ne ha parlato già col medico? No, speriamo siano brevi, perché è veramente un peccato. Dursi, diceva Massimo da studio, super prestazione, eppure era un fedelissimo di Auteri, quindi chiaramente non è perché magari prima non si sentiva a suo agio, queste cose che di solito si dicono. Forse è cambiato che con Ferrari, che partecipava di più alla manovra, quindi faceva più una sorta di trequartista aggiunto, e Pompetti, che era alto, aveva più spazi per correre sulla fascia? Ma poi in campo certi movimenti oggi si sono visti, ma non ci dimentichiamo che Dursi aveva fatto bene anche in altre occasioni. Purtroppo quest'anno è stato un po' sfortunato sotto rete. Oggi ha avuto quella bella palla di Ferrari e ha fatto un grande gol, così come Ferrari ha fatto un grande gol nel secondo gol. È contento nel complesso della prova, perché a conti fatti in alcune circostanze si sono rivisti i limiti del solito Pescara. Ma non sono limiti, sono secondo me una troppa sicurezza che abbiamo, perché cerchiamo sempre di fare il tocco in più quando qualche volta magari la palla se la diamo subito, come ha fatto oggi Ferrari con Dursi, andiamo in porta. Inizia una settimana importante per il Pescara, perché è vero che è stato tolto il temutissimo comma 2, ma c'è sempre un comma 1 e una responsabilità diretta. C'è però sempre tranquillità da parte vostra, cioè ci può dare qualche aggiornamento? No, io sono sempre stato tranquillo e lo rimango, perché noi abbiamo operato rispettando le regole e quindi non ho nessun tipo di timore. È stato elevato il comma 2? Perché il nostro capitale netto era positivo e non era negativo, quindi c'era stato un errore nel primo calcolo. Ok, perfetto. L'ultima da parte mia prima delle domande da studio. Ci dice adesso un po' a mente fredda perché da domenica sera, che aveva detto in trasmissione da noi che probabilmente Auteri non si toccava, non era cambiato nulla, alla fine il giorno dopo ha scelto per il cambio? Allora, premesso che, come ho detto ieri a Massimo, io lo ringrazio Auteri, perché secondo me ha fatto un buon lavoro anche lui e quindi va ringraziato a prescindere. E poi lo sapete, perché io non mi trovavo d'accordo da un certo punto di vista, perché se poi devo sentire a fine partita che abbiamo giocato una bella partita, allora mi preoccupo. Quindi l'avrei già detto quando ha detto la preoccupazione, nella riflessione fatta insieme anche al direttore, abbiamo deciso di cambiare. Ci dice adesso che oramai è fatta, chi sono gli altri due nomi oltre Di Biagio e Zauri che aveva sentito Matteassi? Ma non lo dico per rispetto delle altre due persone, ha parlato Matteassi. Perché Camplone no? Ma io non so nemmeno se Matteassi abbia interpellato e chi gli altri due. So di Biagio, ma non so degli altri due. Questa è una piccola bugia che gliela concediamo al presidente studio. Sì, allora, domanda di Fabio Ferraresi al presidente, sì, Sebastiani. Ciao Press, buonasera. Innanzitutto, ciao Fabio. Secondo me nella scelta dell'allenatore hai fatto una scelta giusta, al di là poi delle questioni di campo, dell'aspetto tecnico-tattico. Luciano, per quel poco che lo conosco, è una persona in gamba, una persona seria, e quindi complimenti per la scelta del nuovo mister. E poi volevo chiederti se al di là delle dichiarazioni poi che faceva Auteri a fine partita c'era anche il sentore che poi magari avesse perso un po' il trade union col gruppo, al di là poi di quelle che erano dichiarazioni in conferenza.
Ma questo Fabio non lo so e non credo, perché obiettivamente questa squadra ha sempre fatto il suo e, come diceva Enrico adesso, se ha dei limiti li continua ad avere, bisogna lavorare su quei limiti, perché una partita come quella di oggi, dove tu avevi avuto, è vero che il Grosseto, dovendo per forza fare il risultato, non si è chiuso e è venuto a giocare, quindi ti ha fatto giocare, però è anche vero che hai fatto gol, non puoi prendere un gol come quello che abbiamo preso noi nel modo più assoluto, perché la palla ogni tanto va scoppiata e non dipende dall'allenatore se un giocatore non scoppia la palla, tu lo sai meglio di me perché hai giocato ad alti livelli e quindi dipende un po' anche da quelle che sono al momento le idee del giocatore, perché non si può continuare a fare sempre e comunque voler uscire da una situazione difficile sempre in maniera elegante, molte volte bisogna mettersi anche nel metto e fare la guerra. Chiudiamo con una battuta con il presidente Sebastiani, 10 minuti ma di grande qualità a mio giudizio del 2005 di Delle Monache, che ora andrà in nazionale, non so se su questo è d'accordo. Ma Delle Monache è un gioiellino e lo dobbiamo preservare, non dobbiamo dargli addosso delle responsabilità che non sono sicuramente le sue. Io non ho nessun tipo di dubbio su Delle Monache, perché Delle Monache è un giocatore che tecnicamente non è secondo a nessuno, però deve fare un suo percorso e quindi con calma. Mi commenta, e ci salutiamo presidente, il risultato di Montevar, tra Montevarchi e Cesena? Ma è la dimostrazione di quello che ho sempre detto, perché il Cesena non può passare da essere fenomeni a essere brocchi. Purtroppo questo è un campionato difficile e il girone B è un campionato difficile. Ci crede nel terzo posto? Ma noi abbiamo l'obbligo di fare le ultime due partite al meglio, al massimo, e poi dopo vedremo dove saremo alla fine di queste due partite.